Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qua pronti a continuare con un nuovo episodio di Nine Monkey of Shaolin con il nostro tizio qui che non ricordo il nome che è diventato monaco anche lui. Allora, dobbiamo proseguire la sua storia, abbiamo preso nuove armi, lui adesso si è tagliato anche i capelli, abbiamo il drago bruciato come arma, 108 passioni, questa qui e le fasce dorate come scarpe. Qui c'è un'altra roba. Allora, parliamo con lui intanto, Teacher quindi Zhongfei, partiamo subito. why is my new name so similar to Dao Shan's name? The name of every new Shaolin monk is made up of three parts. The first, She, indicates that the monk belongs to our temple. We don't usually pronounce that part. The second part is taken from a strict order of names described 300 years ago in the poem by Abbot Fuyu. It is the same for all the students of one teacher, so my followers are always called Dao. The third part is unique for every monk, and is made up by the teacher. Let's move on to more pressing matters. Now that you are one of us, I would like to teach you another one of our techniques. Not many people know of it, and even less can do it. It is based on being able to completely control your qi. We usually start teaching it after months of preparation and meditation, but we don't have enough time right now. Ok, lui ha cambiato nome e ovviamente c'è una This nuova. technique is called the Three Ground Seals. Unlike southern elements, it works best when fighting against several opponents. This style drastically differs from everything you have gotten used to. Earth seals allows us to use chi for an indirect effect on your foes. The first seal is the seal of harmony. It weakens your enemy's defenses. Ok. The second seal is the seal of levity, which lifts opponents into the air. Bene. Finally, the third one, the seal of concentration, draws the enemies towards you. Ok. Credo che abbiamo imparato altre tattiche. Vediamo se lo riusciamo a rifare. Ok, molto interessante, devo dire. Bene, ok, andiamo a parlare con lui adesso. Abbiamo provato le nuove tattiche. Sì, concludiamo l'addestramento e va bene così. E adesso, magari ragazzi, visto che siamo al terzo capitolo, possiamo anche proseguire. Qui possiamo mettere punti abilità, vediamo un po', ne abbiamo 7. Allora, qua potremmo mettere lo scatto che aumenta ogni danno. Ok, non sarebbe male. Calibrazione, colpisco il nemico generale più grande, però non lo possiamo attualmente mettere. Perforazione, neanche questo possiamo mettere, bene. Accelerazione, neanche. Ok, dobbiamo aumentare questi quindi. Ah, abbiamo anche questo. Tempesta, tifone e frana e i sigilli, quindi abbiamo un bel po' di roba da poter mettere. Incrementa la distanza di scatto. Allora, mettiamo uno qua e uno qua. Ne sono liberati alcuni, scatto e piuma. Il bersaglio rimane sospeso in aria per 3 secondi. Tifone aumenta l'area d'attacco del 25%. Questo dal danno. Poi abbiamo frattura e distruzione, distrugge 25% dell'armatura. Credo che questo vada bene. Facciamo così, ne abbiamo 4, quindi ne mettiamo uno qua, mettiamo vendetta e incrementa la distanza di scatto, che non sarebbe male. Qua invece sigillo
Magari lo mettiamo in un'altra occasione e ce ne devo mettere qualcos'altro. Qui non possiamo mettere niente. Ce ne devo mettere qua sulla stoccata, magari. Anche se non ci dà punti. Ok. Abbiamo aumentato il livello, possiamo anche andare avanti. Vediamo qua cosa ci dice. Questo sono i capitoli precedenti. Vediamo con lui. Eccolo qua, dovremmo essere questo, al capitolo 3. Wan Tai King ha mandato un'altra lettera in cui si congratula della nostra vittoria. Secondo lui, nonostante i nostri successi, i Woku restano forti e la situazione è molto più complicata di quanto sembra a prima vista. Inoltre, ci invita nella sua residenza temporanea sul lago Xi per discutere faccia a faccia le prossime ore. Va bene, andiamo a fare Wong questa. Tai Shin, the official who told us the location of the Wuku base, has sent us another letter. He congratulates us on our victory and thanks us for helping the local residents while the head of the province does nothing. Gratitude doesn't make a meal. It would be better if he sent in the army. Wong Tai Shin is just the censor, and censors don't send out armies. He can only arrest those guilty of incompetence or corruption. The official also says that the situation is more complicated than it seems at first glance. He has invited me to his temporary residence in Hangzhou to discuss it in person. Zhang Lu and Dao Kong will accompany me. Ok, Dao Kong adesso è il suo nome, quindi andiamo. Andiamo a fare questa missione. The Wuku have attacked the residence. Guan Li, what's the plan? Our first priority is to protect Wong Tai Shin. The residence is very large, and we don't know exactly where he is. We'll have to split up and scour the whole territory. As soon as you find the official, protect him until the others arrive. Ok. Vediamo un po' di roba per vedere se recuperiamo qualche cura, attenzione. Anche un nemico, non c'è niente, vediamo sempre se c'è roba di tè che ci servono per la cura. Qui comunque non c'è nient'altro, andiamo avanti. Fuori? Pare di sì. Proseguiamo. Ah!
ancora fatto fuori, perfetto. Ok, beviamo un po' di... recuperiamo un po' di energia. Andiamo qui. Anche questo, via, andiamo. Ok, perfetto. Vieni qua tu. Vieni qua. Guarda dove sei andato. Ok, beviamo. Prendiamoci il tè più possibile. Andiamo avanti che sta finendo il tempo. Ehi, calma. Ok, fatti fuori anche questi, proseguiamo. Vieni qua. Ok, fatto fuori, vediamo un po'. Mamma mia. Yeah!
Okay. Thank you for saving me. The Wuku have already found out about your arrival somehow. Ah, there is no mystery in that. The provincial governor is colluding with the pirates, and I have evidence to show his complicity in what is happening. That explains why nobody has gathered the troops and driven back the pirates so far. Why can't you arrest him? You may not have heard, but our emperor has passed away recently after a long illness. His son, Juitsu, who is still a child, has now ascended the throne. The young emperor's retinue has been trying to agree on who will be regent until he reaches his majority. So far, all these advisors, eunuchs, and nobility have been mired in feuding and arguments. The common folk are suffering, and all they care about is power. This is sadly true. Like all censors, I only obey the emperor or his regent, and only he can authorize an arrest. My hands are thus tied in the short term. Unlike you, we are not bound by bureaucratic restrictions. We won't interfere in your conflict with the governor. But if you have information regarding the Wuku, we are keen to hear it. That's all I was hoping for. As you know, for many years, our country has been under the Haiji, a sea ban that forbids merchant ships of other countries from entering the Middle Kingdom ports. I clearly remember it being abolished right after the Wuku were defeated. It was said that lifting the ban would prevent the pirates from reappearing, and indeed, the Wuku were not seen for all those years. But the Haijin had one exception, the Ryukyu Kingdom. It alone was allowed to trade with us overseas, enabling them to amass huge wealth. Now, they've lost their exclusive position. I suspect that the Ryukyu merchants have hired the ex-Wuku to resume attacks. They will use their own people at court to push for the Haiji to be reinstated, using the new pirate invasion as an excuse. The death of the Emperor has also played into their hands. It's bad news all around, as it won't be easy to get to these merchants. Have you ever heard of a person called Fudo? One of the Wuku leaders mentioned him. Fudo? No, I haven't. But I will try to find out what I can. In return, I would ask you to pass on any information that seems important to me. Any leads would be helpful right now. Agreed. Ok, ragazzi, abbiamo superato il livello. Abbiamo preso anche la ricompensa. Siamo morti solo una volta, ma va bene. Allora, praticamente l'imperatore è morto, questi pirati sarebbero stati assoldati. The pigeon has brought alarming news from the monastery at the top of Mount Juhua, one of the sacred mountains in Buddhism. The monks report that they have been attacked by pirates, but managed to drive them off. I know that monastery. Its monks are excellent warriors and have previously taught me a lot. It makes no sense for the Wuku to attack them, however, as the temple is small and holds no expensive relics. This is what we will try to find out. I already have another task for you, but Dao Kung,
Go there and try to find out what possible interest the Wuku have in the temple. Ok, sì, andremo a fare quella missione, non adesso, andiamoci a metterci un po' di punti anche nelle altre cose, quindi andrei a mettere un punto qui e un punto qui, in modo da... Allora, vediamo un po' cosa ci dà. Sigillo della leggerezza, incrementa la velocità tua e del tuo alleato del 10% per 6 secondi, lancio dei sigilli, incrementa l'area di lancio è aumentata del 25%, i pistoli del 5% per il tuo alleato, questo non è male, lo mettiamo, incrementa del 25%, anche questo, il successivo attacco delle ore del soldato infligge 25% di danno in più, lo mettiamo, infligge 50% di danno in meno, questo ci può essere utile. E ne mettiamo anche uno qua, la velocità, oppure l'area di lancio dei sigilli, i nemici rimangono in aria per 6 secondi, possiamo anche mettere questo? No, servono, non ce la facciamo perché l'abbiamo finiti, va bene per adesso. Allora ragazzi, io direi che per ora intanto ci dovrebbero essere le scarpe nuove, credo che fosse come ricompensa, sì, al posto delle fasce dorate. Calcio a raffica infligge 20% di danno in più, schiva infligge 25 punti danno, schiva viene sostituita da scatto veloce che attraversa qualsiasi nemico e conferisce l'invincibilità. Scarpe del monaco ce le mettiamo, non so come saranno, però vediamo. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua per questo episodio, sicuramente nel prossimo dovremo andare avanti, credo da questa parte. A fare il contadino ferito ci ha detto che il suo villaggio è stato attaccato dai pirati, dobbiamo sbrigarci prima che rendano che radano a solo un altro insediamento, gli avete luogo contro su di noi, questo sono stati invitati dai vocali nei paludi a ovest, genere dirigiti lì e scopre cosa stanno complottando, sospetto che abbiano un campo da qualche parte, questo non l'abbiamo fatto ancora in realtà, questo neanche, il piccione ha portato notizie alla mantia dal monastero della cima su Monte Yon, una delle montagne sacre del buddismo, e poi c'è questo qui che abbiamo sentito, evocò che hanno attaccato una delle miniere d'argento, quindi ci sono quattro luoghi da fare. Qui invece nel capitolo 3 ha mandato un'altra lettera, ok, questo l'abbiamo fatto, abbiamo fatto soltanto uno per adesso nel capitolo 3, ma ce ne abbiamo ancora altri da fare, ce ne sono ben quattro, quindi nel prossimo episodio faremo uno di questi e quattro, e non sarebbe male fare questa successivamente, villaggio di montagna, miniera d'argento, campo della palude e quest'altra miniera d'argento, villaggio di montagna, Monte Giunia, mentre noi abbiamo fatto appunto il quest'altro qui del... per quanto riguarda andare da Wang Tianqin. Allora ragazzi, noi ci fermiamo qua per questo episodio, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo, seguitemi anche sulla pagina Instagram, sul canale Twitch e la pagina Facebook, troverete il link in descrizione, e noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio con Nine Monkey of Shaolin. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti!